Ci troviamo a Colonia, inaugurazione dell'isuperficie. Non poteva ovviamente mancare il reparto aeronavale della Guardia di Finanza, il tenente colonnello, il comandante della Guardia di Finanza, che ha questo reparto specializzato tra mezzi aerei e imbarcazioni e che supporta tutte le operazioni che fa il corpo. Ecco, alle nostre spalle, colonnello, uno degli elicotteri che spesso interviene in caso di necessità. Sì, possiamo vedere uno degli elicotteri in dotazione alla nostra sezione aerea, perché il reparto operativo aeronavale, appunto, come dice il nome un po' prolisso, è suddiviso in una parte navale che opera lungo le coste, ma soprattutto, come adesso, una parte aerea molto importante, perché oltre a supportare e a dare propulsione all'attività operativa in mare, supporta e orienta anche l'attività sul territorio. Quindi gli elicotteri della sezione aerea operano sul territorio in autonomia o in cooperazione con i nostri reparti, ovviamente a fini di polizia, quello è il nostro scopo importante, quindi ricerca di attività illecite di ogni genere si possono verificare sul territorio, che con il mezzo e con l'elicottero, quindi col velivolo, si possono individuare molto più velocemente e quindi massimizzare l'intervento dei reparti di terra, oppure quando c'è un'attività operativa investigativa, quindi il punto di arrivo di un'attività di investigazione, che sono le perquisizioni, gli arresti che avvengono a terra, è molto importante la presenza dei nostri elicotteri, perché permettono, oltre a dare una cornice di sicurezza, di ampliare la conoscenza operativa nel momento, cosa si muove sul territorio, chi si muove, dove sta andando le persone, e orientare anche chi opera lo stesso. È un elemento molto importante. E questo per quanto riguarda il servizio di polizia. Poi si inserisce anche in un contesto di sicurezza, perché chiaramente i nostri piloti, qui ho il comandante della sezione aerea, maggiore Picerno, e i nostri piloti quando operano sono pronti a intervenire, a segnalare e a operare in tutte quelle situazioni di pericolo, di emergenza che si possono verificare sul territorio. Del resto sul territorio calabrese opera anche... Ecco, voi avete un bacino che comprende, lo diciamo, l'intera regione Calabria, avete base a Vibo Valentia e da lì vi dislocate in tutta la regione. Sì, il reparto operativo aeronavale è situato a Vibo Valentia, che è una località centrale che ci permette di proiettarci su tutta Calabria. La sezione aerea, nella fattispecie, ha sede presso l'aeroporto di Lamezia Terme, che è chiaramente la struttura tecnico-logistica migliore appunto per operare sul territorio, e opera appunto su tutta la regione Calabria, lungo le coste, lungo il nostro mare territoriale, per la tutela degli interessi sia economico-finanziari nazionali, sia da un punto di vista di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ecco, il mezzo che noi vediamo alle nostre spalle, lo garantiamo ai nostri telespettatori, è abbastanza mastodontico, diciamo così, può volare in situazioni particolari. Tanto è possibile utilizzarlo di notte questo mezzo? Allora, qui abbiamo una Gusta Westland 109, che è un elicottero collaudatissimo, implementato ed equipaggiato per le esigenze della Guardia di Finanza, è un elicottero ogni tempo e soprattutto opera preferibilmente di giorno, ma preferibilmente di notte, quindi ha una suite elettronica di scoperta in grado di permettergli di operare di notte. Non è l'unico. Anche in condizioni meteo difficili un elicottero del genere si può... Anche in condizioni meteo difficili, infatti qualcuno ricorda, nel caso dell'ultima alluvione su Crotone, proprio uno degli elicotteri della sezione aerea ha operato un difficile soccorso in una situazione di forte vento, pioggia battente, che se non ci fosse stato il pronto intervento sia di osservazione dei piloti, che hanno visto una persona in difficoltà su una macchina che stava per essere portata via dall'acqua che si era fatta grande, si era alzata, sia dagli operatori che c'erano a bordo, si sarebbe tradotto sicuramente in un evento luttuoso. Io so che arriverà un mezzo ancora più, diciamo, performante di quello che noi vediamo alle nostre spalle e che vi consentirà di effettuare operazioni anche di salvataggio e di soccorso ancora più complicate. Allora, la sezione aerea di Lamezia Terme è stata inclusa nell'ambito di un potenziamento dei reparti di volo più impegnati nell'ambito Sud Italia, che è la zona più esposta nazionale dal punto di vista dell'attività operativa, e verrà riequipaggiata. In fase di riequipaggiamento ne abbiamo già uno, ma sarà in fase di riequipaggiamento con un elicottero più grande, gli AV-139, che sono degli elicotteri sempre bimotori, che possono operare ogni tempo e in tempo di notte, ma chiaramente hanno doti di autonomia, capacità operativa, capacità di carico e equipaggiamenti tecnici che sono addirittura superiori a quelle già ingenti degli elicotteri che abbiamo.